in questi ultimi tempi sembra che quello che ci viene a mancare è proprio il tempo. Per gli uomini e a volte anche per i credenti diventa inevitabile dire non c'ho tempo. E ripeto, questa mattina non voglio soffermarmi sul potere dell'avversario, perché lui non ha il potere di fare proprio nulla. Lui pensa che ha il potere di gestire ogni cosa e di gestire la vita degli altri. Agisce con astuzia, con la seduzione. Vuole confondere la nostra mente e il nostro cuore. Egli mira a distruggere la nostra fede. Fratello, sorella, non lo dimentichiamo mai. Dio è il Signore. Egli ha il controllo di ogni situazione. Egli sa quello che sta facendo. Egli sa quello che ci sta accadendo. Egli sa quanto è dura la battaglia che stiamo sostenendo. Egli sa ogni cosa. È Lui che ha il potere. Ma è necessario il combattimento. Dio non mancò di parlare a Mosè, non mancò di avvisarlo che tutto era sotto il suo controllo e che a breve avrebbe visto la gloria di Dio. Facciamo attenzione a non ricadere nei legami del peccato. Credi nel Signore Gesù. Il problema non è un fatto di impossibilità. Crediamo che Dio ha davvero il controllo di ogni cosa nella nostra vita. Crediamo che Dio può ogni cosa. Crediamo che il potere di Dio non ha nulla a che vedere col potere di Satana. Vogliamo dire: tu sei il mio Dio e io voglio confidare in te.